Allora, oggi facciamo gli ultimi concetti che vi servono per avere veramente una panoramica a 360 gradi dei comandi di Python, escluso la programmazione oggetti, che faremo la settimana prossima. Dopo oggi praticamente potreste programmare in Python senza imparare, diciamo, cose nuove del linguaggio, perché avete tutte le basi che servono per fare un programma, magari in maniera non elegantissima, però comunque funzionale. Sappiate che all'inizio Python era così, cioè nel senso quello che mi insegno oggi è quello che ho usato io per diversi anni, cioè prima di passare con la programmazione oggetti fatta bene. Allora, vi mancano due o tre pezzi, li abbiamo già visti, ma non li abbiamo mai formalizzati bene, quindi iniziamo con questi. Il primo è il while. Il while è un comando che vi permette di eseguire zero o più volte una determinata porzione di codice. Ok? La sintassi è questa: comando while, condizione che si deve verificare, cioè deve essere true questa cosa qui, due punti come al solito, come per i blocchi if, eccetera, eccetera, e le istruzioni indentate. Ok? Allora, per esempio, per fare un ciclo infinito, per il nostro programma, tipo quello delle carta sasso forbice, eccetera, eccetera, si poteva permettere al giocatore di giocare all'infinito. Un trucco che si usa spesso è come condizione mettere 1, perché 1, essendo diverso da 0, è sempre true per Python. Quindi while 1, due punti, e qui lo so, prendi la carta e poi fai le tue cose. Dicevo, il ciclo è 0 più volte, perché se quando il programma arriva a questa istruzione la condizione non si verifica neanche una volta, tutto il blocco viene saltato. Python ha anche altri costrutti, però non ve li spiego neanche, perché si può fare tutto con il while e con quello che vediamo subito dopo. Gli altri sono giusto zucchero sintattico che non vale la pena di imparare in questo momento. Ecco. Quando si interrompe un comando while? In due situazioni: quando la condizione non è più vera, quindi, non lo so, chiediamo un carattere, il carattere non deve essere A, quindi la condizione è while A diverso da A, si entra nel blocco, se l'utente schiaccia A, si esce dal blocco. Oppure, quando nel codice voi scrivete il comando break, che fa interrompere il ciclo while. Lo potete quindi interrompere programmaticamente. Il secondo concetto avanzato, e questo è potentissimo in Python, è il comando for. Il comando for permette di scorrere gli elementi di un tipo che però deve essere iterabile. Il concetto di iterabile oggi lo vedremo molte volte, è importantissimo, è uno dei concetti più potenti di Python. Allora, quali sono gli elementi iterabili? Sono quelli dove il programma Python può scorrere gli elementi del tipo uno alla volta. Per esempio, su una stringa tipo ciao, è iterabile, e se iteriamo sulla stringa ciao riceveremo un carattere alla volta, prima la C, poi la I, poi la A, poi la O. Ok? Invece, non so, una lista è iterabile perché a ogni iterazione riceveremo un elemento della lista, prima con in posizione 0, poi con in posizione 1, e via così. La sintassi è for, la variabile che avrà dentro un elemento del nostro tipo iterabile, l'elemento ennesimo che stiamo andando ad attraversare, in il tipo iterabile sul quale stiamo iterando, due punti, come al solito, sempre con due punti, poi ci si indenta e si scrive il proprio codice. Su questa cosa adesso sono un po' veloce, poi dopo vediamo un sacco di esempi, perché è troppo bella. Ecco, iniziamo subito. Il for. A la facciamo valere la stringa solita ciao mondo, ok? Guardate cosa ho scritto: for lettera è la mia variabile che ho inventato in questo momento, in A, che è questa qua, due punti e il codice print lettera, e il programma stamperà C, poi andrà a capo, stamperà I, poi andrà a capo, la A, la O, eccetera, eccetera, fino a scrivere ciao mondo, e poi esce. Il for in questo modo è molto potente, c'è anche in altri linguaggi il comando for, ma in questo caso è potentissimo perché negli altri linguaggi spesso c'è da specificare per quante volte dobbiamo iterare, eccetera, eccetera. In Python no, in Python si dice qual è l'oggetto su cui stiamo ciclando e si ferma lui che ha definito. Ok?
come per il ciclo while, ah beh, scusate, c'è un altro esempio. Stessa cosa, A uguale una lista con dentro i primi 5 numeri, for num in questo caso in A, print num e stamperà 1, 2, 3, 4, 5 andando a capo. Come vedete la sintassi non cambia assolutamente rispetto a quella precedente, questo perché tutti gli oggetti iterabili useranno lo stesso costrutto. Ok, quando termina il comando for? Quando gli elementi del tipo iterabile su quale stiamo iterando sono finiti, oppure quando noi da codice scriviamo anche qui il comando break. Ok? Ok, terzo e ultimo concetto di oggi, i file. I file li abbiamo già usati perché vi ho dato i comandi per leggere e scrivere la vostra rubrica, però non ne abbiamo parlato approfonditamente. È l'ultima cosa che vi manca per proprio fare dei programmi che leggano e scrivano, cioè dei programmi utili, insomma. Allora... Manca l'accento? No, no, modalità è fatta apposta perché nelle variabili in Python non puoi mettere l'accento. E infatti penso... Allora, i file in Python si aprono, anzi si crea l'istanza dell'oggetto file con il comando open che abbiamo già visto. Nome del file da leggere e modalità. Ok? La modalità. La modalità può essere, il nome del file è un file, cioè tipo pippo.txt, ok? La modalità può essere una di queste quattro, ce ne sono delle altre, non ve le sto spiegando, in questo momento non vi interessano. Queste sono le quattro principali. R per leggere un file di solo testo, un file txt. W, write, per aprire un file di scrittura. Attenzione che quando aprite un file di scrittura, Python, se esiste già, ve lo azzera, cioè vi cancella il file che c'era e ne crea un altro nuovo completamente vuoto. Quindi occhio a mettere R quando serve e V quando serve. Se siete sotto Windows, per i file di tipo binario, tipo un'immagine JPEG, uno zip, dovete specificare oltre a R anche la B per dire a Windows che è un file tipo binario. Dal momento che quando voi scrivete un programma in Python, tecnicamente è multipiattaforma, cioè funziona dappertutto, quando leggete un file binario, anche sotto Linux, la B mettetela sempre. Tanto sotto Linux e Mac male non fa, non succede niente, viene ignorato, e sotto Windows i file vengono aperti e scritti correttamente. Per cui sempre meglio usare RB. Allora, RB quando non stiamo parlando di file di testo, sì. O tipo l'HTML, lo gestisci con la R e basta, o con la V e basta, mentre invece un'immagine JPEG con la RB. Ok? Allora, adesso vediamo diversi esempi di come si legge un file di testo. Dalla modalità, cioè da come lo scriverebbe uno che non conosce Python a come lo scriverebbe uno che conosce bene Python. Allora, fin per me significa file di input, è il nome di una variabile, anche questa, ok? È fissa quella? No, no, la chiamo sempre io così, ah. Ma è una roba mia. Io chiamo fin file input e fout i file di output, ok? Infatti dopo vedremo i file fout. Comunque fin uguale open, nome del file txt, virgola r, quindi vuol dire aprimi in lettura il file. Ah, una cosa importante, in open la modalità, se viene omessa, se non la specificate, quindi chiudete la tonda qua, si va in modalità lettura di default. Di default Python apre in R il file che gli specificate qui. Allora, per leggere una riga di testo dal file di testo si usa il comando readline. Ok, quindi scrivo linea 1 è uguale fin, cioè il mio file che ho aperto con la open, punto readline e leggo una riga. Python me la legge tutta, compreso il carattere di a capo. Quindi io che di solito è il barra n, cioè il carattere 10, sotto Windows è barra n barra r, perché Windows è fatto così. Per essere sicuri di avere la riga senza i caratteri di fine, di delimitazione di fine stringa, usate il comando strip. Lo strip toglie tabulati, a capo, cioè tutti i caratteri bianchi, diciamo, white space, vengono eliminati e quindi, visto che la stringa è immutabile, dobbiamo riassegnarla. Quindi si fa linea uguale a linea.strip, qui mi toglie gli spazi e qua ho la linea pulita. Per chiudere un file, quando avete finito di lavorarci sopra, si scrive punto .close, fin, punto .close. Tra le parentesi posso mettere i termini di inizio e fine della readline, dici? No, nella readline vuol dire leggimi una riga del file.
C'è anche un altro comando, quando leggi file di tipo binario, che si chiama solo read. Allora lì sì che gli puoi specificare quanti caratteri vuoi leggere, metti, non so, 1024, 2048, c'è un K o 2K di roba. Però per la read line no, vuol dire vai fino a fine riga e dammi indietro quello che hai trovato. Adesso ne vediamo un altro. Python anche, questo altro strumento qua. Allora, qui non c'è una ridondanza, io ho fatto nice uguale aperta chiusa quadra, fate finta che non ci sia sta riga, l'ho lasciata perché ho sbagliato, cioè... Allora, apro il file come l'avevo aperto prima, poi scrivo nice uguale f di fin read lines, vedete che c'è la s finale, vuol dire leggi tutto il file riga per riga e me lo metti nella lista, cioè, che l'ho creata ma non fa niente, in una lista me lo restituisci in read lines, dopodiché chiudo il file. Quindi, c'è da stare attenti solo di una cosa, che la read lines vi lascia dentro i caratteri di a capo, cioè di fine riga. Non c'è lo strip che abbiamo aggiunto noi a mano, ma in una riga sola leggere tutto il file. Può essere utile, dipende da quello che state scrivendo. La terza modalità, che è più divertente, è questa. Mi crea una lista vuota, ciclo sopra con il for, perché l'oggetto che a questo punto, se state notando, non sto più aprendo il file con fin uguale open, lo sto passando direttamente qua. L'oggetto file è iterabile, l'oggetto file in lettura è iterabile come un ciclo, come una stringa o una lista. Quindi facendo for n in oggetto file, il ciclo for ciclerà riga per riga, perché è come si chiamasse tante volte read line, e mi passa dentro l una riga alla volta. Quindi io scrivendo poi l.strip posso togliere i caratteri di fine riga e con l'append l'aggiungo alle lines. Carino questo, no? Quindi alla fine mi ritrovo dentro lines la stessa lista che avrei con read lines, però con anche i caratteri di a capo eliminati. Come? Notate che io ho scritto qui con iteratore perché appunto il ciclo for sta utilizzando un iteratore. Ma questo non è collegato a quello che ho scritto prima. Questo è un altro comando a parte, come poter leggere il file, giusto? Questo qui non è collegato all'esempio precedente. Questo qua. Perché questo ti legge il file e ti lascia la capo. Sì, esatto. Questo qua è un comando proprio offerto dall'oggetto file, perché se tu vedi c'è scritto fin, che è l'oggetto file che io ho creato con l'open, ok? Che è l'oggetto file creato con l'open, e quindi faccio un metodo che si chiama readLines, che mi dà indietro tutte le righe e me le mette qua. È un metodo. Invece quello che ho fatto io nel terzo esempio, il codice più stretto ancora, è stato quello di aprire solo il file e iterarci sopra con il ciclo for, esattamente come se fosse una lista. Ok, quindi riga per riga mi dai dietro una lista, una linea del file, con lo strip gli tolgo gli a capo e me lo aggiungo alla mia lista finale. E questo è molto carino. Adesso ne vediamo uno che... Quello è più veloce? Allora, in termini di prestazione non è detto. In termini di prestazione andrebbe provato su file enormi, perché su file piccoli sono praticamente equivalenti. Questo ha il vantaggio che mi fa anche lo strip, cosa che la read lines non fa. Però magari io posso vivere nel mio programma anche con gli a capo, magari me li gestisco successivamente. Quindi è difficile da dire. E quest'ultimo che vi faccio vedere è potentissimo. Questo qua si può scrivere in una riga sola se aveste un monitor, io ho 10 caratteri, quindi non se ne può. Uso gli iteratori più una cosa che in Python si chiamano list comprehension. Cos'è la list comprehension? La list comprehension è un oggetto, una modalità che mi permette di creare un oggetto lista mentre ci sto già iterando sopra. Potentissimo. Adesso lo guardiamo. È un esempio, poi facciamo degli altri durante la serata. Allora, lines è sempre la mia solita variabile che terrà dentro tutte le righe del file quando abbiamo finito. Ok, uguale, e qui inizia la list comprehension, essendo che si chiama list comprehension, perché crea delle liste, si creano con le quadre, io apro la quadra, ok, adesso non guardate per un attimo questo pezzo, lo guardiamo dopo, guardate qua cosa faccio, for x in open nome del file, che è molto uguale, se vi riflettete
mette a questa riga qua, for L in open, ok, anziché L ho usato X, ma è la stessa cosa, e cosa facciamo? Facciamo for X in open, nome del file, non ho già applicato neanche R perché il default è lettura, quindi sto iterando qua dentro, sto iterando sul file riga per riga. Dopodiché, adesso sì che guardiamo questo pezzo, X vale una riga del file, ci faccio lo strip e alla fine di questa iterazione che viene fatta all'interno di queste parentesi quadre, io ho una lista con dentro tutte le righe già strippate. Quindi in una riga sola di Python leggiamo un file, ci togliamo gli a capo e ce lo troviamo ben ordinato all'interno di una cosa. Questa è la modalità più potente. Un'ultima cosa, come notate, anche nell'esempio prima in realtà, io non ho chiuso il file. Perché non ho chiuso il file? Perché dal momento che non l'ho assegnato a nessuna variabile, Python si accorge che una volta che ho finito di usarlo per quello che sto facendo, non mi serve più, me lo chiude lui. Ok, quindi è ancora più bello. La list comprehension è molto espressiva, cioè se imparate ad usarle e imparate a leggerle, potrete scrivere del codice molto compatto. Se è troppo difficile, cioè se vi incasinate, potete benissimo comunque non usarle perché non sono obbligatorie in Python e fermarvi a questo livello. Questo livello fa la stessa cosa, in tre righe anziché una, ma è la stessa cosa. E anche qua, come vedete, non ho chiuso il file perché l'ho aperto direttamente qui senza assegnarlo a una variabile. Tutto? Io posso mettere più di un file? Dove? Finisce tipo il nome file 1? No. No, non puoi. Se vuoi fare quelle cose, le facciamo dopo che abbiamo finito gli oggetti. Ricordamelo che lo facciamo. Facciamo un oggetto... Ma imparare bene questo. Sì, sì, esatto. Ma tipo fra due lezioni possiamo fare un oggetto che prenda in input più file e alla fine ti permette di iterare sopra come se fosse un file unico. Che sarebbe carina come cosa. Certo. È una buona idea, eh. Non l'ho mai fatto. Ma lo ricordo. Ok, adesso vediamo invece come si scrive un file di testo. Anche qui tra le quattro modalità, dalla più scema alla più complessa. Facciamo finta che il nostro file di testo, noi abbiamo in memoria una lista di stringhe, ok? Allora, il mio file di output lo apro dandogli il nome del file virgola W, perché a questo punto sto scrivendo un file, ok? Vi ricordo, lo ripeto tutto per io che non c'era, che se metti W e il file esisteva ti viene cancellato prima di quello precedente, quindi te lo ritrovi vuoto. Se hai sbagliato a mettere W anziché di R per leggere, cambia il file. Poi, in questo modo già usa già gli iteratori, che tanto ormai abbiamo visto, siete degli esperti di iterazione. For fixed in A, che è la nostra lista, quindi leggo ciao, leggo mondo, cioè ciclo su ciao, mondo, eccetera, eccetera, che cosa scrivo? fout.write, e qui ci metto %s barra n, che vuol dire questo me lo sostituisci con questo. %s è una cosa che un placeholder si chiama, cioè un segnaposto, dove quando poi Python esegue la riga mi sostituisce questo con quello che trova da questa parte, ok? E il barra n è il carattere di fine riga, la capo. Quando ho finito di fare il ciclo for, chiudo il file. E questo qui è l'esempio semplice. Per esempio la vostra rubrica avreste potuto leggerla e scriverla, leggerla come avete visto fino adesso e scriverla in questo modo qui, ciclando sugli elementi della rubrica. Dimmi. Mi spieghi un attimo la S e la N? Sì? Allora, sono due cose diverse. Il barra N vuol dire carattere via capo, per andare a capo, ok? Il percento S vuol dire qua ci andrà una stringa e per sapere qual è quella che gli specifico qua. Ah, ok. Ok, che è quella che io sto leggendo da qui. Quindi ci sarà scritto qui prima ciao, quindi qui scriverà ciao barra n, poi mondo barra n, bello mondo, ok. Seconda modalità. Ho sempre il mio ciao mondo bello, eccetera, eccetera. Apro il file e uso questa fantastica funzione. Come ciò, read lines. Posso usare write lines, di passo tutto A perché richiede write lines, vuole un oggetto iterabile sempre con gli iteratori, e lui me la scrive tutta gratis senza che debba fare nient'altro.
Il problema, come per la read lines che non mi toglie di a capo, questa non mi mette di a capo. Quindi è un file di testo dove tutte le righe poi sono appiccicate una con l'altra, a meno che già voi nelle vostre righe non abbiate il barra n. Dopodiché con fout close lo chiudiamo. Ma il no a capo viene sul tuo parte per spiegare. Sì, c'è la freccina che dice occhio che non c'è la capo, perché se poi guardate le slide magari ci sta una ultima. Terza modalità. Ce la scriviamo nel programma. Questo qui è già più carino. Come vedete ho la mia solita lista, faccio open del file v bright lines a in una riga sola. Ok? Questo è bello, però attenzione che qui qua manca gli a capo. È chiaro che questa lingua sì, sì. È uguale a quella di prima, soltanto sì, che è molto più comodo. A comprensione. Il W deve essere sempre messo tra virgolette. Scusami? Il W sì, 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 è un carattere, quindi lui non potrebbe, cioè, la differenza tra una stringa e un. Non è un comando. Questo qua è uguale a quello di prima per la risk comprehension. Allora, io ho la mia solita lista, apro il file, faccio il bright lines e qua però non gli passo questa lista, gli faccio creare una nuova lista ciclando per ogni elemento di A lo metto in X e ogni elemento di X lo restituisco come un percento %s barra n, il percento %s l'abbiamo visto prima, no? Mette la X e il barra n mette da capo. Tutta questa cosa alla fine mi darà indietro una lista che verrà data a bright lines che scriverà esattamente come scriveva questo esempio qua. Anziché scrivere A direttamente, scriverà una lista generata mentre a codice, cioè da codice con anche di a capo. Questa è molto carina. E risolve tutti i problemi in una riga sola, alla fine, perché ci sta in una riga. No, aspetta. No, scusami, sì, sì. Ma io aspetto bene gli esercizi. Fin qua è tutto chiaro? Sì, sì. Più o meno. Ma il bright line è quello che sovrascrive, giusto? Però facendo questo dovrebbe fare una lista a parte. No. Allora, il bright lines scrive più di una riga in una volta sola sul file. Questa è la sua funzione. Ok, questa è una list comprehension, adesso ne facciamo un po' così le capite, non sono difficili. Il discorso è, qui si fa dichiarazione di interazione, cosa ci faccio su ogni singolo pezzo dell'iterazione? È come se dicessi, prendo ciao e ci aggiungo a capo, cioè in questa lista qua, prendo mondo e ci aggiungo a capo, prendo bello e ci aggiungo a capo. Per scrivere in maniera molto più compatta e concisa, si apre la quadra dicendo fammi una nuova lista, ciclaci sopra e scrivimi questa roba qua. Puoi fare di tutto con la comprehension, poi adesso vediamo se vedete di troppo difficile o meno. Comunque ribadisco, se non riesci a vedere questa cosa, niente ti vietava di fare un ciclo for su A e di generarti un'altra lista. Poi vediamo un esempio, di generarti un'altra lista con già gli a capo e poi passare quella del bright lines. Le list comprehension sono abbastanza... Qui sarebbe però una cosa lunga, di conseguenza non sarei brava a fare... No. Da prima lezione mi insegno, allora, più stretta la fai. Ti dico una cosa, in realtà c'è un bel conflitto tra leggibilità del codice e compattezza del codice. Non sempre se tu scrivi la cosa il più compatto possibile e poi anche in modo più leggibile. Per esempio, una cosa che non vi insegnerò, perché non le so fare bene anch'io in realtà, sono le lambda. Le lambda in Python sono delle funzioni che tu puoi dichiarare con una sintassi simile alla list comprehension, quindi le puoi creare quando ti servono. Sono molto limitate come potenza, non puoi fare tutto, e ti ammazzano la leggibilità. Quindi secondo me non conviene impararle, per quello che non le insegno e non le uso. Io sono da 20 anni, no, dal 98 che uso Python, e non le ho mai usate e sono sopravvissuto, quindi non credo che servano, no? E secondo me come leggibilità del codice ci sta. Ok, adesso vi ho fatto un elenchino veloce di metodi utili per i vari tipi di dati che abbiamo visto.
Questi qua sono tutti quelli che secondo me possono tornarvi utili durante i vostri programmi. Ce ne sono degli altri, poi eventualmente guardiamo sul manuale dove si trovano e come capire cosa servono, però questi sono importanti. Allora, partiamo dall'oggetto di tipo list, come vedete. Il primo metodo l'abbiamo già usato, ve l'ho messo infatti come primo della lista perché è importantissimo, è l'append, l'avete già usato, ok? List.append, aperta tonda, elemento, aggiunge l'elemento in fondo alla lista. Poi facciamo degli esempi anche su questo. Ok. L'extend è potente. È potente perché vuole in input un oggetto iterabile. Capite perché ho aspettato a mettervi dentro il concetto di iterazione? Perché oggi lo stiamo usando in continuazione ed era difficile. Mette e vuole un input un oggetto iterabile e iterandoci sopra aggiunge elemento per elemento alla lista. Poi vedremo l'extend perché è importante, ok? Lo vediamo un po' più avanti. Allora, index invece somiglia al comando find delle stringhe. Vi ricordate che col find io ho una stringa ciao, se scrivo find da mi dice qual è la posizione, in questo caso di ciao è la terza, quindi mi dovrebbe indietro 2 per intenderci. Ok, index, io gli dico io c'ho il valore 25, ce l'hai nella lista, in che posizione è? Ti dà indietro la posizione ordinale della lista di dove ha trovato l'elemento che mi hai specificato val. Opzionalmente gli puoi dare start e stop, vuol dire parti da questo, da questa posizione a quest'ultima posizione, così non scorre tutta la lista. Il pop è il contrario dell'append. Normalmente io con append io aggiungo un elemento in fondo alla lista, con il pop, se non specifico l'indice, mi viene eliminato dalla lista l'ultimo elemento. Ok? E invece la remove, che prende un valore, non è la posizione questo valore, è il valore proprio dell'elemento, quindi è come se io facessi un index per val sulla lista e il numero che mi dà io gli dessi un pop con quel valore lì, ok? E fa tutto in un'unica chiamata praticamente questa cosa. Domande? Okay. Le stringhe non hanno tantissime cose utili, cioè alla fine soprattutto con gli iteratori. Comunque hanno starts with e ends with che vi dicono, vi danno true o false se la stringa inizia con str, cioè quello che avete specificato in str, oppure se finisce con str. Ok? Title è un metodo che se dai deve essere conosciuto, non scriverà la sua funzione di mettere le maiuscole e le minuscole a mano. Perché fa proprio quel lavoro lì? Cioè, praticamente, voi gli date, non so, un nome lunghissimo, nome, cognome, che ne so, e lui praticamente mi mette in maiuscolo tutte l'inizio parole di tutta il tua stringa. In Word della maiuscola F3. Come? In Word della maiuscola F3. Non lo so, io non so, può essere. Allora, isalpha. Vi dà dietro true se la stringa è fatta soltanto di lettere dell'alfabeto. Is digit soltanto se la stringa è fatta di numeri. Is alfanum se è alfanumerica. E a me dispiace che lo si chiami is alpha digit, perché secondo me, oppure questo is num, perché avrebbe dovuto essere più coerente. Ma se uno usa sempre is alnum. Va bene, va se a te interessa che la tua stringa, sì, però vuol dire che la tua stringa può essere sia un numero che, che delle lettere. Facciamo finta, se tu dici nella tua input inserisci il nome, devi fare is alpha sicuramente, perché uno non può chiamarsi con un numero dentro, quindi dipende da quello che devi fare. E strip, l'abbiamo visto prima, toglie gli spazi, i tab, gli acapi, eccetera, eccetera, da fine e inizio riga. Vi dà indietro la stringa pulita. Quante volte vi capita, anche a voi, non so, cioè, di fare tipo il copia e incolla dell'indirizzo del browser da una mail e ci sono gli spazi in fondo, no? Il browser è così intelligente che mi toglie quegli spazi ed è appunto quello che fa lo strip, praticamente. E quando bloccano il copia e incolla? Beh, io lo spero. Allora, upper converte una stringa tutto in maiuscolo. Però ce l'avete in minuscolo. Vabbè, allora lui dice, cosa serve una roba del genere? Non serve a niente. Invece no.
Perché per esempio, se avete delle chiavi di dizionario, le chiavi di dizionario sono case sensitive, se usate una stringa, no? Quindi con up or lower voi potete essere sicuri che la chiave sia o tutta maiuscola o tutta minuscola, e quindi la chiave è coerente, insomma. Lo split vi permette di separare una stringa dato un carattere di separazione. Facciamo finta, non so, quel carattere di tabulazione, due punti, da quello che volete, no? Cioè, banalmente, se avete un file di testo, che ne so, tipo un HTML, a me ogni tanto succede che per splittare i token io splitto per minore, no, scusate, maggiore. Quindi cosa succede? Che mi ritrovo tutti gli elementi che sono inizio, body, per esempio, manca la fine, no? Ma non me ne frega niente, perché io poi, almeno così, ho tutte le istruzioni una per una. È una stupidata, sono cose che torna sempre utile. E la replace mi permette di sostituire un pezzo di stringa. Di default la sostituisce in tutta la stringa, cioè nel senso, se non so, sostituite in ciao la... no, ciao una fortuna sfortunata, comunque da una stringa, da un valore all'altro, tutti i valori vengono sostituiti. Non è un carattere solo, possono essere proprio delle stringhe intere. Se volete sostituirlo una volta sola, mettete oppure n volte, usate count, specificate quanti massimo sostituzioni deve fare. Poi, sui dizionari, alcuni li abbiamo già visti anche la settimana scorsa, abbiamo keys, che viene dietro le chiavi del dizionario, ed è una lista. Values, che viene indietro una lista di valori del dizionario. Poi abbiamo iter items, che io non vi ho mai fatto vedere perché non sapevate cosa sono gli iteratori. Ma adesso che lo sapete, è una delle funzioni più potenti dei dizionari, perché restituisce una coppia, cioè quindi non un elemento solo ma due, chiave valore sul dizionario, quindi cicla su tutti gli elementi del dizionario e contemporaneamente restituisce la chiave e il valore. Poi vedremo un esempio, è potentissimo, cioè è una cosa che si fa in continuazione questa qua. Poi, hashKey, l'abbiamo già vista, vi dice se la chiave K è presente nel dizionario. Ci sono anche qui due o tre sintassi diverse per fare la stessa cosa, ma questa è comoda. E poi abbiamo la get, che abbiamo visto anche lei, che se avete K, cioè la chiave K, se esiste restituisce il valore, se no restituisce il valore default, se gliel'avete passato. Se no il valore default è none, comunque non vi dà errore, cosa che invece vi dà il dizionario se voi fate dizionario aperta quadra, nome chiave, se non c'è vi dà un'eccezione. Poi abbiamo pop, quella chiave, che rimuove dal dizionario la chiave K e vi restituisce il valore che era associato alla chiave K. Quindi la potete leggere per l'ultima volta, per intenderci, perché poi viene eliminata. L'update vi permette di passare a un dizionario un altro dizionario e tutte le chiavi di questo dizionario verranno messe dentro al dizionario originale. Anche questo lo vediamo subito dopo. E la set default era quella che avevo usato io per fare l'indice autoincrementante, se vi ricordate. Gli si passa K perché è come per la get, che sarebbe il valore che vogliamo dare. Se non c'è, val viene settato nel dizionario e restituito come valore, praticamente. Restituisce il valore K e lo aggiunge a val se mancava nel dizionario, se no restituisce quello che c'è dentro. E con questo abbiamo finito per oggi tanta roba, eh? Cioè sembra poca, ma adesso facciamo un po' di esercizi per vedere tutte queste cose. Come te? No, dicevo, vediamo di conoscere dalla testa. Dalla mia, eh? Allora, chi si vede? Devi attaccare il mio. No, non devo. No, non ce l'ho. Allora, visto che mi hanno detto che non si vede poi nel film, allora direi che magari saranno un po' capite, ci sono maggiori possibilità. Opzioni. Mettiamo un bel 22. Ecco, così. Ok.
Allora, iniziamo con la lettura e la scrittura di un file. Okay. Allora, prepariamo una lista. Si legge? Sì. Meno male, così magari si vede anche nel... Però volevo vedere se avevo un courier... questo qui però il problema è che non si legge più. Ah, questo è buono. Ecco, magari qui si legge. Uguale, anzi possiamo dire ancora un po'. Scusate, perché così poi anche le... vabbè, più di 22 non si può, quindi direi che 22. Allora, facciamo una lista con... Anzi no, facciamo una cosa ancora più bella. Aprite il vostro editor di testo preferito e scrivete da qualche parte, vi consiglio C2.bar e basta, cioè nel senso un posto che non diventate scemi poi per andare a recuperare. Quindi anche tu il desktop, se sì, sei il percorso del desktop. Vabbè, io ho la mia cartellina di pagine. Io? Allora, in questo file voi scrivete, scriviamo nome, cognome e numero di telefono di inventati, separati dai due punti. Ok? Anzi no, dal carattere tabulazione, che è più divertente. Quindi lo so, facciamo Fabio. Io sì, no, però con questo editor qui non ce la faccio. Abbiate pietà, ma io per, uso il mio VI. Poi dopo. Allora lo chiamiamo numeri.txt. Già, mio file 1 non fa testo. Ok? Io metto Fabio, poi faccio una bella tabulazione, metto rotondo, metto un'altra bella tabulazione e metto il numero di telefono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, così okay? Mario. Io uso sempre il tab, sì, rossi. Preferito un altro carattere? 5, 6, 7, 8, 9. Pippo, tab. Ah, metti la maiuscola? Sì, io questo, so. Mettila come vuoi, vieni, perché non è un problema, questo file non è importante. Ah, ok. È solo per, perché poi adesso andiamo a leggerlo. Ok. Pippo, Pluto, Paperino, Mini, Gino, qui. Paoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E Gigi, per essere. Allora, vediamo se riesco a mettere il carattere anche con questo. Ma sì, c'è il carattere. Non so che bello. Bravo. Non so che bello. Ok, si legge adesso, giusto? Ok, allora, poi... Cos'è che messo Gino Paoli? Gino Paoli... Gigi d'Alessio. Gigi d'Alessio, ah. E altro, Gigi. Che altro c'è di famoso? Ah, è famoso Gigi d'Alessio. Ok, zia Pina, direi, la zia Pina ce l'hanno tutti. Chi non ha una zia Pina? Ok. Beh, io ho 7 righe, voi non so quanti ne avrete, però fa niente. Salvate questo file che si chiama numeri.txt. Ok? Adesso io torno qua nel mio bel programmino e scrivo. Questa qua, non so se l'ho fatta vedere questa prima riga di codice che ho scritto in cima. È una convenzione con la quale di solito si iniziano i programmi Python. È il primissimo, la primissima riga di codice, non c'è niente, non ci sono spazi come prima riga. Questa qui si chiama Shebang, ok? E permette, per esempio, ai sistemi Unix o Mac di sapere che stiamo parlando di uno script di Python, senza da, non partendo dall'estensione. Alcuni editor riconoscono che è un file Python perché trovano questa definizione qua in cima. Non è obbligatoria, potete non metterla. Io la metto sempre perché così per quando lancio da shell sotto Linux mi funziona. Come si chiamava? Non mi vedo più. Che cosa? Lista, txt. Numeri. Numeri txt, l'ho chiamata io. E noi per convenzione? Tutti numeri. Ah, meglio, così sappiamo di cosa stiamo parlando. Allora, adesso io vorrei fare un programma
La prima versione è questa. Oh, poi salvatevi le varie versioni, perché così vedete le evoluzioni. Allora, adesso vi scrivo nei commenti, usando le doc string di Python, con i tre virgolette, virgolette, scrivo che cosa fa questo programma. Versione 0.1. Carica il file numeri.txt e mette i contatti in memoria e li mostra. Ok, però la funzione di caricamento non la scrivo io, me la dice qualcuno di voi, se no. Def. Brava. Carica. Aperta, due punti. Aperta e chiusa? Sì. Due punti. Io mi fermo, passo il testimone a qualcun altro. Ok. Andrea? Quello che possiamo fare è un try, vedere se il file esiste. Come fare? Un try. Bravo, il try. Try due punti. Beh, lo chiamiamo fin. Bravo. Mi piace. Usare open. Guarda che bravo, è bella roba. Open cosa apriamo? Allora open dovete mettere il nome di stia per le virgolette R. Sì, certo. Attenzione a una cosa. Tra virgolette. Vi fermo un secondo, è tutto giusto, eh? Allora, io adesso lo scrivo così perché ce l'ho il RAM disk. RAM disk numeri.txt, ok? Però, se voi siete sotto Windows e mettete il path assoluto, tipo C, due punti, barra barra, o comunque anche soltanto con lo slash, dovete metterlo doppio. Cioè, se io l'avessi in C, due punti desktop, avrei dovuto scriverlo così. C, due punti, barra barra, ok? Windows, barra barra, desktop, barra barra, numeri.txt. Io per cui dovrei andare a prenderlo così? Io sono nella stessa cartella, però. Tu c'hai la stessa cartella dove hai il file Python? Sì. Allora puoi mettere solo il nome del file, senza il percorso. Però... Me lo devo ricordare. Esatto. Ma perché dovete scriverlo così? Perché avete visto un attimo fa che il carattere di a capo si scrive barra n, ok? Avevo visto questo un attimo fa. La barra è un carattere speciale, quindi per dire che volete veramente una barra dovete metterne due. Per fare una barra ci vuole la barra della barra, un fiore. È come il camaleonte che ha il colore del camaleonte, se lo guarda sotto un altro camaleonte, ok? Per andare in documento, perché se no qua, ragazzi, questo qua è un a capo, se ci pensate bene, ok? Invece così, ecco, io devi fare documents and settings, nome dell'utente, eccetera eccetera. Tanto vale sempre, se sono dei file inerenti al programma, di tenerli nella stessa cartella. Sì, oppure eventualmente se sono tanti file di dati, una cosa che ti consiglio è di fare una cartella tipo data nella stessa livello del, e quindi prendi, lo accedi semplicemente scrivendo non barra barra e basta, data barra barra, perché se metti barra barra all'inizio è come se tu fossi in 5 punti, cioè una cartella dentro sempre la cartella, tipo in questo caso di Python, una cartella, esatto. Facendo, se così, uno dovesse poi modificare qualcosa è tutto. Però comunque in questo caso io invece sotto Linux sono più fortunato, uso l'altro slash, quindi non devo metterne due. Ok. Allora adesso abbiamo. Allora c'è la lettura delle righe. Mettiamo virgola R? Sì. Puoi metterlo, è opzionale. Sì, è opzionale perché ricorda che il default è lettura. Bravo, va bene. Non mi ricordo più, però se anche dopo la R c'è una virgola, no? No. Basta. Sì. Hai messo le virgolette sulla R? Sì. Ok. Bene, allora, adesso lo leggiamo, va bene, ma dove lo mettiamo? In una variabile. Ecco. Io faccio lines. Lines? Uguale. Hai imparato a memoria quello di prima. Beh, l'ho fatto prima. Ma ha ragione. Fin. Punto red lines. Aperte chiuse parentesi. Ok. E poi chiudiamo le file. No. C'è lo script. Ah, questa l'abbiamo presa. Ecco. L'abbiamo presa tutta. Sì. Facendo in questo modo, che è tutto giusto,
avete gli AK dentro il testo. Ci serve? Li puoi togliere dopo, ovviamente se lo strip prima di. Allora possiamo fare un print. No, aspetta un secondo. Non facciamo troppe cose una volta sola. Io voglio una funzione. Se voi fate una funzione che si chiama carica, si deve occupare di caricare. Punto. Non si deve occupare di caricare e stampare il risultato, perché sennò è carica e stampa. Ok? Non abbiamo finito il blocco try, eh? Perché dobbiamo mettere lì except due punti. Cosa facciamo? Sì, lo scrivo giusto, forse. Print. Ok, print. File non trovato. File non trovato. Trovato. Ok. E la funzione deve restituire lines. Sì. Dove mettiamo? Deve restituire lines. Quindi fuori da tutto. Qui? Sì. Così? Sì. Senza parentesi? Sì. Stiamo chiudendo una variabile. Quindi qui stiamo chiudendo la funzione. Sì, esatto, l'ultima riga della funzione. Allora, questa funzione è una delle classiche funzioni che avrei fatto io fino a qualche tempo fa ed è bacata. Perché manca qualcosa? Sì. Che cosa manca? La definizione di lines. Ottimo. Giusto. Qual è il problema? Allora, prima di tutto lines. Allora, il discorso è questo. No, un attimo, se va tutto bene la funzione è giusta, nel senso se il blocco try trova il file numeri, legge le righe, chiude il file, quando arrivo qua lines esiste e sono fortunato. Se però il blocco try non trova il file, finisce nell'eccezione, mi scriverà file non trovato e poi mi restituisce lines che però non ho creato. Quindi prima di tutto, allora, il caso 2. Ho dato a lines un valore tipo lista vuota. Ah, si mette lì, no? Così sei sicuro di avercelo sempre. Oppure, questa è un'opzione però, sto facendo rivedere le opzioni. Oppure la seconda opzione è, dopo aver scritto file non trovato, scrivo anche lines uguale a lista vuota e lo scrivo qua. E questo lo tolgo. È meglio prima. Sì, è meglio prima. L'hai fatto, perché è meglio prima? Perché in termini di leggibilità è sempre meglio definire le variabili che volete utilizzare all'inizio della funzione, in maniera che l'utente sappia di cosa stiamo parlando. Ok? Questo è un retaggio vecchio che ho io del linguaggio C, dove le variabili vanno dichiarate. Sì. E dichiararle in testa comunque è sempre una buona cosa, perché trovarsi in funzioni complesse la nuova variabile XY usata la prima volta, da dove spunta questa cosa qui? Non si capisce. Invece, mettendolo in cima è sempre molto più chiaro. Ok? Se quindi, l'avessi messa fuori invece no. Fuori dove? Fuori la definizione. Non rimane come. Che rimane a rubare. Ah, fuori? Non ti dà errore, non ti avrebbe dato errore, ma era sbagliato. E allora in generale le variabili. Non l'avrebbe letto alla fine. No, l'avrebbe letto, ma le variabili globali, non si chiamano così, quelle messe fuori, non usatele mai, punto. Okay. Poi dopo vediamo perché, però come regola non usate mai. Come? Ma le usano tutti, le usate anch'io, cioè le usano tutti, però se riuscite a fare un programma che non usa variabili globali è meglio, ok? Sono se il male. Che, se c'è una variabile che dentro tutte le funzioni, quella sì, viene letta da tutte. Sì. Non avrei un esempio, però. Esatto, bisogna trovare un esempio. Una cosa del genere. Ci sono, ci stanno le variabili globali, però a quel punto devi prendere dei nomi univoci che sei sicuro che nessuno ti chiamerà una tua variabile allo stesso modo, perché sennò rischi che all'interno del programma uno ti faccia, se facessi una variabile lines, cacchio, è un nome così banale che potrebbe averlo anche un'altra funzione, e quindi cosa succede? Che usi quel valore che c'è fuori o è quello tuo? Non si capisce più niente. Allora, piuttosto fai tutte in maiuscolo, per esempio, molto lunga, ci sono. Esatto, non toccatela, è solo mia, una cosa del genere. Esatto. Va bene, allora, abbiamo in memoria. Ah, scusate, proviamo questo programma. Scriviamo carica, aperta, chiusa tonda, fine programma. Ok? Ah, cavoli, ci sta quasi tutto, sono stato bravo per la revisione.
facciamo perché c'è lo scontero. Sì, però non sono molto bravo a restringere lo schermo. Ok. Fin qua è tutto chiaro quello che abbiamo fatto. Già, sì. Passo. Allora, proviamo il programma. Sì, non farà niente, ragazzi. Infatti. Non stampa neanche Lines. Non c'è il quinto. Esatto. Però mi dice fai non trovare perché è una prima. Per cui c'è qualche Windows, il percorso su. Perché me l'hanno lanciato? No, però dice. Adesso guardiamo perché. La prossima volta spero di avere qualcuno che mi dia una mano a guardare i programmi, perché adesso cominciamo a scrivere, quindi ci vuole qualcuno che passi in giro. Marco, ti incide punto dopo come deve fare Franco Gianni? Raccolto non metto, perché non hai usato? Perché raccolto un link virtuale, quindi già quello è un problema. Ok, non lo usi più, come vuoi. Ma spiegato prima che devi dare il fischio, quindi qua. Dico, qual è il problema? Dove? Imparate le chiavi di errore di Python perché sono in realtà è come programma, si chiama programma 86. Come si chiama? Vai sul tuo file. Processo comune. A te c'è qualcosa, a me non c'è niente. È scritto per chi c'è. Giusto, ma giusto. Non che esce la frase di là, solo perché è il mezzo. È vecchio, è solo meglio del tutto perché no, peccato che cos'è che è un Max, se non ci scrive niente non capisci se è successo qualcosa perché è così veloce allora abbiamo fatto il nostro carica allora la prima versione di numeri deve mostrare i contatti a video e li mostra scrivendo nome, due punti, più il nome, ok? Cognome, no, cognome la prima, sì, due punti, più cognome, eccetera, eccetera. Ok, lo sto scrivendo nel commento, giusto per sapere quello che stiamo facendo. Adesso, quindi, qua ci serve una seconda funzione, che... Aggiunga il nome, sì. Perfetto. Questa nuova funzione sarà dedicata, cioè mostra. La chiamiamo mostra direttamente. Che fai lì mostra? Facciamo il mostra. Non so fare poi. Ah, ecco, dai, è tua. Adesso inizia la prima. Aspetta, mostra. Apri chiudi. Ah, lo mettiamo, non li passiamo la mostra. Cosa? Lines, sì, dovremmo passare in testa. Abbiamo appena detto che passiamo Lines, perché lui adesso ce l'ha perché ce l'ha sopra, quindi sì. Ma perché metti direttamente Lines? Dimmi? Cioè, perché scrivi direttamente Lines e non Lines? Perché io l'ho chiamata Lines. Se la vuoi la puoi chiamare Pippo. Cioè, la nomi. No, però dico, la richiami. Perché per te è la stessa? No. Ma perché in questo momento noi stiamo facendo un metodo che si chiama mostra, ok? Che mostra che cosa? In questo momento ce l'ho ancora in memoria come fossero delle linee, per quello che l'ho chiamata ancora Lines. Perché se poi chiamiamo carica e poi direttamente subito dopo mostra, io non l'avrei fatto così questo programma, eh? Cioè nel senso avrei fatto in mezzo una funzione che prendeva le linee e mi scorporava. Anzi, lo dovremmo fare praticamente i nomi. Sì, c'è una cosa, questo qui scrivo pass, non so se avete già visto il comando pass. Sì, sì, sì. Perfetto. Hai messo il carica va sempre alla fine? No, no, è in fondo perché l'ho lasciato lì. Anzi, lo tolgo così non avete problemi di. Pensavo avesse a che fare. Adesso quindi facciamo la funzione che si chiama. Vale solo all'interno della funzione. Per così ti mostra. Scorpora. Non so come chiamarla. Splitta. Splitta mi piace. Splitta e questa chiaramente prende in input le linee, quindi Lines. Ok? Allora, la prima versione del nostro programma cosa farà? Deve semplicemente da specifiche
permettermi di scrivere nome, due punti, nome, cognome, due punti, cognome. Non li voglio in ordine alfabetico, non li voglio ricercare, non voglio fare un cacchio. Quindi il nostro split versione 1 restituirà una lista di strutturine dati, ok? Questo ve lo dico io perché facciamo così. E allora, io per fare una lista di solito la chiamo, se è un risultato, ma questa è una convenzione mia, la chiamo tipo res, di result, e apro la mia aperta chiusa quadra, perché è una lista vuota. Ok? Adesso, noi abbiamo lines. Bravissimo. Noi abbiamo lines che contiene le nostre liste. Allora, se lo sapete, a un certo punto questo succede anche a me, cioè nel senso, quando fate i programmi complessi non sapete più bene come cavolo sono i dati in memoria nel momento, il trucco è questo, fate un bel print lines in questo caso e vedete come cavolo erano i dati, vi fermate qua, eseguite il programma e vedete cosa esce. Allora, per poterlo usare adesso in questo momento, però è solo temporaneo, faccio split di carica. Perché ho questo split di carica? Perché con carica che è in cima mi restituisce lines già letti, quindi io qua avrò lines che passo a split che mi stampa lines, ok? Alla fine mi fa solo vedere il file. Esattamente, no, in realtà ti fa vedere la rappresentazione della lista che ha Python in memoria, perché lines è già una lista di linee. E notate i barra T che vuol dire tabulazione e i barra N che vuol dire a capo. Ok, quindi, oh guarda, la mia, io ho un elenco di nomi, cognome e telefono separati da tabulazione e con barra N. Sì, ma ok. Buongiorno, è normale che Windows non stampi barra T, bensì stampa proprio il carattere di tabulazione? Sì, è normale. Normale. Io voglio provare, come faccio? Non li vedo. Hai fatto lo spinta. No, li ha fatti, questo è un carattere di tabulazione, ma mi dice attenzione. Ma me esce da lì. Barra N è capo. Barra N è capo, adesso un barra T. Me escono che tabulazione. I primi due sono due N. Quindi ho proprio fatto il barra T. Poi c'è Fabio slash T, rotondo, slash T, slash. Hai fatto due spazi di file. Io avrei dei problemi. Da qui devo togliere. Ci vuole un'altra che faccio vedere. Da qui comunque ho una T tra rotondo e numero 3. Slash T e numero. Adesso devo tabulazione. Questo cos'è? Non lo so, ma sì, è perché magari. Però sì, ma poi non lo so. Le T alla fine sono gli spazi. Sì, però attenzione che adesso sono le giovani e le T. Vado a cambiare il trovi problemi poi, eh? Ho detto Jay. Togliamo lo spazio iniziale. Allora, cosa mette? Perché me e tabulazione. A me mi ha dato problemi perché ho fatto tre puntini. Perché con la C mi ha detto che non è un altro carattere asci. Per così. Nome, cognome, cioè nome più nome più nome, piccola cognome più cognome, e poi questi tre puntini. Quei tre puntini mi danno un unico carattere da tre puntini. Che è un carattere asci, è vero? Senti, visto che io non vedo il carattere di tabulazione. Non è un problema vederlo, se l'hai messo. No, ma a volte c'è, a volte non c'è, c'è sì che dovevo far vedere pure. Che cazzo ha fatto? Che editor l'hai fatto? Notepad, poi dopo l'ho fatto con un altro editor, ma sempre la stessa roba. Proviamo. Se lo faccio io di volta lo mando su Fioretto. Allora, adesso io però cancello questo print lines perché non ci interessa, perché adesso andiamo avanti. Allora, dobbiamo fare la funzione che c'era. Perché è pirla? Scusate. Dobbiamo fare la funzione che cicla sulle righe del, del file, giusto? Quella che si chiama spirita. Facciamo, come diceva mio fratello, un ciclo for. For. X, X in lines. Allora, prima di tutto
visto che abbiamo usato la read lines, io direi di pulire il da capo facendo x uguale a x.strip. X gli abbiamo messo un valore noi, inizia così. X varrà ogni singola riga contenuta in lines. Sì, okay. Sì, no, dico il nome che abbiamo inventato. L'ha scelto lui, mio fratello, ha copiato quindi. Cosa? Fai. Facendo così abbiamo tolto gli a capo. Ok. Okay? E fin qua è facile. Sì, adesso, seconda cosa che dobbiamo fare. Togliere capo rimane comunque. I tabulati restano perché, attenzione, strip toglie gli a capo, eccetera, eccetera, solo da inizio e fine della riga, non in mezzo. Se hai tipo ciao, spazio, spazio, mondo, spazio, spazio, te li lascia. Ok? Se poi la tua scritta finisce con ciao, mondo, spazio, 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 alla fine l'avrete senza gli spazi. Se avete dubbi su queste cose, come al solito ricorrete al terminale, cioè andate qua e fate A è uguale a ciao mondo, ok? A.strip, visto che gli spazi in mezzo ci sono e invece quelli dopo la M sono stati eliminati. Ricordatevi sempre che il terminale è vostro amico, ok? Allora, l'abbiamo strippato, ok? Lo abbiamo strippato, adesso dobbiamo dividerlo, perché abbiamo usato il carattere in tabulazione per definire i vari campi, per delimitare i campi. Cosa facciamo? Scriviamo. La chiamiamo vals, valori, è x.split sul carattere di tabulazione, che lo scriviamo così, barra t. Perché come barra n è il carattere di a capo, barra t significa tabulazione. Per vedere se siamo bravi, prima di andare avanti, io scrivo print di vals e mi rilancio il programma. La ricarica. È troppo piccola. Non mi do un cazzo. Ditemi quando posso lanciarlo. Lancio, guardate, l'output è molto pulito, visto? Ho una lista di elementi splittati in tante liste. No, lo fa Python, lo fa l'output, perché come sai è un po' scambiare gli scambi quando serve. Ha già fatto le liste, bella questa cosa, no? Ma io abbreviato in GG Alessio. D'Alessio. Va bene, allora adesso tolgo questo print perché abbiamo visto che i dati sono coerenti a quello che ci aspettavamo. Fatto questo, io direi che dobbiamo aggiungere a res un dizionarietto con nome, cognome e telefono. Io farei diz di dizionarietto uguale aperta graffa nome due punti vals di 0. Perché vals di 0? Perché dall'output che abbiamo visto qua questo è vals di 0, questo è vals di 1 e questo è vals di 2. Siete d'accordo? Quindi nome è questa roba qui, cognome è vals di 1 e tel è vals di 2. Chiudo la graffa e poi lo devo aggiungere ai risultati. Adesso scusate, vi chiedo su un po' la cosa. Lo devo aggiungere alla mia lista res, questa qua, che ho creato prima. Quindi scriviamo res.append del dizionarietto che abbiamo appena creato. Ogni riga capo mi legge 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Sì, perché? Perché il ciclo for, che è qua, ciclerà su ogni singola riga. Ok, quindi ti legge la prima, gli togli gli spazi, lo splitti sul tabulato, crei un dizionarietto con dentro i valori e lo aggiungi a res, che è il risultato. Però non è stata dichiarata prima res, si è stata dichiarata in cima, sì.
e adesso questa funzione è finita, io scrivo return di res alla fine del mio programma, cioè la mia funzione. Diverso da 3, continuo. Ok? Quindi così saltiamo le righe che non hanno 3 valori. E quali sono le righe che fanno valori? Quella tipo della daily che aveva messo 2 a capo all'inizio file, quella non aveva neanche un valore, perché quando lo splitti ti rendi dietro 1, credo, perché se lo scrivi dentro la daily ti rendi dietro la stringa. Il continuo mi dice la condizione non si è verificata, salta alla prossima riga, cioè il continuo mi rimanda al for, per intenderci. Dimmi. Cosa. E se non è che questa cosa non fa succedere pure la funzione, però non carica neanche tutti i nostri dati. Non ho capito, scusami. E sì, è vero che non fa crescere la funzione, ma è anche vero che non carica tutti i dati. Sì. Però facciamo da lì o ogni congruenza di dati? Esatto, essendo dati non congrui, come fai a sapere se era chi ti ha dato dietro il nome e il cognome, manca il nome e telefono, oppure se è il cognome? La struttura dei dati è errata.
Sì, è sbagliato. No, stiamo facendo dal principio che è errato, lo stiamo facendo con l'altro che. Sì. Boh, non ho perso la perfezione allora. Sì, no, se no puoi fare un'altra cosa. Se sì, vuoi. Sì, visto che in questo momento lines le abbiamo tutte le righe del file, puoi fare così, puoi fare line number 0, ok? Line no più 1 e poi if line diversa da 3 scriviamo print la riga per 100D in questo caso perché è un numero anziché per 100S per una stringa non è valida e poi mettiamo per 100 line number, ok? Line no. Così non carichiamo il dato, però diciamo all'utente che la riga xesima è da correggere, perché era sbagliata. Ok? E... ma dobbiamo metterla. Allora, se volete metterla... Io ho messo solo l'if di lens valore. Allora, io lo volevo mettere nella seconda versione, però hanno sollevato la problematica e quindi ne abbiamo parlato subito, praticamente. Questo è sempre molto bene. Ad esempio, adesso, oggi, questa sera di là, abbiamo lanciato un recupero di un database da 14 giga di file e non è che possiamo fermarci ogni volta che c'è una riga che non funziona. Quindi scriviamo due file, uno di log di tutti gli ID che sono andati a buon fine e uno di log degli ID che non sono andati a buon fine. E poi domani controlleremo, anche perché ci metterà penso 7 ore, 8 ore a fare questo lavoro. Quindi... se questa cosa dell'ultima linea no, 0, eccetera, sì. Si ferma, giusto? No, non si ferma. Sì, quello che serve. Cosa succede? Cosa fa? Mette il line number, lo metto a 0 di default, prima di iniziare a girare dei lines, ok? Poi entro nella prima riga, prendo i valori e incremento il contatore, ok? Se i valori che ho splittato non sono 3, ti do un errore, perché ti dico, guarda, che alla riga xesima del tuo file non ho trovato 3 valori. Ti scrivo qual è la riga. Così posso andare ad aggiungere. Esatto, eventualmente togliere e togliere anche. Sì. Togliere o togliere, può essere che lei aveva il doppio. Ma no, anche essere da 4, sarebbe a dire minore di 3, perché dici quarto valore o non diverso, diverso da 3 è comunque giusto. Beh, lì però dipende, vedi. Ad esempio lei ha fatto in una riga, aveva messo due tabulazioni di separazione, sì, no? Quindi il terzo, il quarto valore in realtà sarebbe dovuto essere il terzo, non puoi fare supposizioni sì, tipo. So. È pericolosissimo, cioè piuttosto è meglio, dall'esperienza che ho io almeno, è meglio non caricare un dato che fare delle supposizioni e caricarlo eventualmente sbagliato. Lì però dipende dal programma, da quanto deve essere tollerante, da tante. Ma così cose. Cioè non si ferma, ma mi avverti a fine ciclo. Ti avverte subito. Ma no, guarda, faccio una cosa, mi rovino il file, così. Adesso gli arrivo il carattere. Perché non si zooma sto coso? Numeri txt. Per esempio, se io qua metto una tabulazione, un'altra tabulazione anche qua, avrò la riga 2 e la riga 3 che sono sbagliate, sei d'accordo? Adesso torno nel mio programma, c'è già ancora split e carica, quindi posso lanciarlo, mi dice la riga 2 non è valida, la riga 3 non è valida. Poi che cosa c'è che non va? Faccio da vedere, volete lo potremmo anche stampare. Non te la stampa neanche. Ma perché lo voglio stampare io? Cioè se questo punto di andare lì. Se no posso stamparla e poi vedere che mi dà gli errori. Ecco, alla fine. La cosa mi dava questa opportunità di farti vedere cosa potevo. Mettendo per 100S in fondo, io potevo passare due valori qua. Vals, per esempio, no? E il numero di riga. Dal momento che però dopo il percento qua io sto passando due valori, non posso mettere soltanto spazi di valori, bisogna creare una tupla. E allora ho creato una tupla facendo aperta tonda di mezzo dei due valori, quindi il primo valore verrà sostituito qua, il secondo valore verrà sostituito qui. Ok? Adesso se lo rilancio, mi dice la riga 2 non è valida, Mario ha una tabulazione in più, Rossi e Track, e l'altro stessa cosa. A colpo d'occhio in questo caso, perché lo conosciamo il formato, sappiamo dove andare a intervenire. Scusa, puoi lasciarmi un attimo di vista il listato che hai fatto? Perché io dove ho scritto la stessa cosa, ma ha fatto l'errore e è andato avanti lo stesso, se è andato veramente. Quindi per dire, se ci sono soltanto due tabulazioni,
se ci sono due tabulazioni lui va avanti, cioè, secondo lui c'è il primo, secondo e terzo va bene, anche se sono vuote, ma lì non sai cosa è. C'è una cosa, ci sono solo due tabulazioni, se tutto vuoto lo string ti toglierà tutto, perché le tabulazioni vengono tolte dallo scritto, quindi hai una riga vuota e qui dovrebbe darti errore. Gigi, posso cambiare un attimo? Sì, guarda, se io faccio così. Va bene, la parte era giusta. No, fammi vedere. E scrivo a punto strip. Mi ha tolto tutto e tutti. Quindi non fa quello che stai dicendo tu. E se invece per dire c'è A. Ma perché ti interrompo? Perché abbiamo usato la tabulazione come separatore, adesso mi ha dato un altro carattere tipo chiocciolina, due punti, quel Python, il carattere che vuoi tu. No, perché avrebbe fatto quello che dicevi tu. Il tabulatore sia da strippare, però che... Esatto, nel senso che rientra nello strip, perché invece se avessi fatto il pipe, per esempio, come separazione, questa volta se io faccio lo strip mi resta pipe. Sì, sì. Cioè, quindi mi esce... Sì, quindi, vuol dire, se sarebbe... Cioè, se io scritto in questo modo mi esce questa cosa che stai dicendo tu. Quindi in realtà la stringa è giusta, andrebbe fatto una verifica ulteriore. Tipo, che ne so, il nome non può essere a lunghezza zero, cioè per dirti, no? O comunque il separatore non può essere un carattere dello string. Allora, no, perché così lo sarebbe. Appunto. Allora, il discorso è, come in tutti i programmi, cioè, anche nel programma sasso carta forgia, che era banale, in realtà se vogliamo mettere tutti i controlli del mondo, diventano lunghissimi. Lì dipende tutto, da chi userà il programma, se conosci l'utenza o non la conosci, quanto deve essere robusto, quanto è importante che non sbagli, bla bla bla. Cioè, c'è sempre il solito trade-off tra le cose che devi fare e il tempo che hai per poterle fare, bene, male, eccetera, eccetera. Per esempio, io oggi, piuttosto che mettere a posto il programma del database, che su dopo 7800 inserimenti mi ha dato un errore, ho detto va bene, allora d'ora in poi tutti gli errori che mi dai me li metti dall'altra parte, perché testare una roba che 7000 codici metterà più di 40 minuti a fare gli inserimenti, cioè non puoi stare lì davanti al monitor a aspettare che ti esploda. Ho fatto del mio meglio, poi visto che non è bastato ho fatto un try except, se mi bombi mi scrivi sul file e vai avanti, cioè il try except è proprio per quello, e domani guarderò le cose che non sono andate bene. Dica. Perché il salvataggio del file esce ASCII, problema, CTC? Hai messo la terza accettata. Sì. Ecco. Marco. Cosa ho detto nella prima lezione? Non usate le lettere accettate. Niente, le usi ancora. Sono male. Ma qual è la prima cosa che mi ha messo? Cioè, andiamo avanti. Guarda. Ok, quindi... Il nostro bel print che metto qua in fondo, io adesso metto un bel print per vedere lo split che cosa mi dà indietro. Salvo e vedete che ho una lista di cognome, telefono, nome, cognome, telefono, nome. Siamo quasi alla fine. Adesso ci vuole il mostra. Ok. Def mostra. Quindi alla fine il programma sarà il mostra di splitta di carica. Bello, eh. E sto? Allora, questo è tolto questo. A questo punto sì che prende nomi in input, perché sono già la lista di nomi. Nomi? Sì, non c'ho la lista. No, non c'entra poi. Ah, ok, infatti. L'ho chiamata io. Ok. Quante parenti? Sì, in realtà anche questa cosa qui non è tanto bella, cioè fare una funzione che ne chiama un'altra, che ne chiama un'altra, non si fa mai, cioè... Meglio farne una per uno con una bella variabile e passare quella. Sì, sì. All'interno di leggibilità fa schifo, però in questo caso va bene. Sempre leggibile lo stesso. È leggibile lo stesso questo qui, cioè non ha grossi parametri a destra e a sinistra. Allora, mostra. Chi mi dice cosa facciamo in mostra? Cosa dobbiamo fargli fare? Stampare nome, due punti, il nome. Cognome, due punti, il cognome. E telefono, due punti, telefono. Stampa uguale, no? Che c'è? Stampa uguale, no. Aperta e chiusa quadrata. Ah, per un'altra lista. Prima ci leggiamo la lista. Abbiamo la lista, facciamo un ciclo for di elementi in lista. In nomi, sì.
Allora, a punto lì dobbiamo fare l'indice dizionario di elemento. Sì. Per nome, cognome. Tipo print, sì. Nome, due punti, virgola, elemento, nome. A dire, fermiamoci a Rombus. Ok. Così tanto. Posso lanciare? Si fa vedere solo un attimo sotto la mostra. Qua sotto tutto non lo lancio. Mostra, spinta carica. Vado? Meno so. A me dà errore. A me dà errore. Meno. C'è un continui da errore. Continui. Al continuo? Sì. Se messo due punti. E dove? No, a allora. Me ce l'ha. Sì. Riga ce l'ha. Hai chiuso le tonde adesso. Sì. Cosa ti dice l'errore? Leggi l'errore. No, aspetta. There's an error in your program. E basta. Il corso di inglese non l'hai fatto. Faremo un corso di inglese. Ma sto facendo scuola. Ma l'importante è che fai. Ma infatti c'è un errore nel tuo programma e non è una cosa. Unexpected indent. C'è scritto. Certo. Guarda la tabulazione di quello. Si toglila. Ecco, no, purtroppo. Così io. Eccola, bravo. Sì, mi dai errore di tu. E mi dai errore di Alex. Vabbè, adesso prendo la parte. Dimmi. Scritta, aperta e chiudi. Non salt function. Dov'è? È perché devi metterla indentata, devi essere dentro. Hai tutta la funzione che va indentata. No, vedi che l'hai messo alla stessa altezza di depth. Una per il volo. La mando in poi di buttare tutto il cestino. C'è il cestino? Avete un cestino? Sì. Aspetta, vivono senza cestini. Se io voglio spostare i dati di Giovanni, linea 21. Dopo, adesso non è quello che fa il Giovanni. A me dice linea no. Più fa un punto meglio se sta abitando. La città tala in no alla zero all'inizio, prima di ciclo fuori. E dove è fatto? È il tempo. No. Proprio lì, qua. Cioè il no alla zero. Perché se no puoi fare più uguale a uno. Però non mi mostra niente. Mi è perfetto. Però adesso non sta più qua, Che cacchio, delfine Python fa linea 48, modulo mostra. Hai messo mostra che lancia, cioè fai mostra, aperta triangolare, scritta, dai, è tutto a posto, no? Ok. Carica. Sì, c'è una bella modulo 21, fuori il nome, qualcosa. Ah, è il dip, ragazzo. Cioè ci stai su una settimana solo per leggere. Devi sapere cosa può. Ah, giusto. Devi sapere cosa può. Guarda, ma scusa un attimo. Verità, io dico help qualcosa. Sì, viene una lista. C'è il cerca. Okay. Cioè. Allora no, l'help di Python è proprio per le cose veloci. Cioè, se fai solo help di un oggetto tipo dict, vuoi perché proprio vuoi un'infarinatura generale. Normalmente viene usato invece in maniera più precisa. Allora, ti faccio vedere un trucchetti. Se io per esempio faccio A è uguale aperta chiusa graffa. Lo vedi? Ho creato un oggetto, quindi faccio help di A, lui mi scrive tutta la spatafiata perché è un oggetto di tipo dizionario, ok? Sì. Se a me interessa per esempio sapere del comando keys, scrivo help di A.keys e mi esce solo questo, e questo è molto più funzionale. Se vuoi la documentazione, usi la documentazione che ti ho dato in HTML la prima volta. Sì, è molto più dettagliata di questa cosa che da programmatore. Cioè, voi spaventati. Io non ho capito per diversi giorni cosa c'era scritto qua. Update, me l'ho spiegato in 2 secondi dicendo che mi dà un dizionario, mi sono quelle chiavi.
è scritto così dentro. Cioè, appunto, quindi tutto base. Questo per 100% F. Non so neanche spiegarti che cosa vuol dire, ok? Poi fa questo, poi fa questo, in tutti i casi alla fine fa questo, cioè non è una documentazione, ok? Vabbè, ma metti che io voglio trovare la stessa cosa nella vostra documentazione. La parte che avevi dato a voi. È bello, esatto. Ok, bravi. Dovrei cercare keys, cioè in un caso totalmente generale dovrei cercare keys. Cosa vuoi cercare? Vuoi sapere come si comporta Case? Cerco Case. Cioè, perché io sono ancora un bisognoso. Sì. Trovi una cosa, però poi ti dici, ma guarda che fa riferimento a... La documentazione di Python che ti dato in HTML fa proprio esattamente questa cosa qui. Non è questa che stiamo leggendo. È molto più articolata e ha link da tutti. Quindi usa quella. Uno solo? Allora... il programma direi che era questo, ma devi mandare di volta, perché è stato solo uno? Sì, ma hai fatto un fuori il fuori case, fuori l in nomi print nome virgola l di nome. Sì, a volte è più problematico di nome, perché super poi un paperino l'ultimo mi sta. Ma io poi come si fa con i cognomi? Controlla che tu abbia fatto res.append. L'hai fatto fuori dal ciclo for. Sì. E intanto sbagliato, anziché essere qua, l'hai fatto qui. Com'è questo? Difficile questo da sgamare. E perché funziona con l'ultimo? Perché Diz ha iterato su tutti. L'ultimo è ancora valido quando esci da ciclo for, e quindi non trovi tanto di dipendi. Quindi attenzione. Sì, con un minimo di esperienza si riesce a capire. Se no guarda, si va di print. Metti le print in giro, vedi che il press non cresce. Tre volte alla fine capisci che è. Non si muove, solito. Ok, allora, adesso, al di là del fatto che dovrò stampare anche il cognome e il telefono, la prima versione direi che ci siamo. Allora, lui basta aggiungere il print. Sì, basta aggiungere anche il print. Noi abbiamo già marcato, ha già votato dato. Puoi farlo come vuoi, io quelle specifiche non le ho scritto, non me ne frega niente, fatelo come volete. Ora, risalvate il file con un altro nome, gli direi numeri 02. Vabbè. Io programma insieme 02. Io file 2. Allora, questa nuova versione, che sarà l'ultima che facciamo entro oggi, perché sono già le 11:20. Poi passami la diretta. Oh yes. Fa la stessa cosa di questa, solo che in più io voglio che i nomi vengano ordinati per cognomi in visualizzazione. Okay? Ok? Cioè in ordine. I nomi devono essere ordinati per cognome in visualizzazione. Per fare questa cosa ci sono x soluzioni diverse. Se siete d'accordo, visto che abbiamo poco tempo, vi farei vedere la soluzione più furbetta. Diciamo che il tutto rimane così, in più si aggiunge. Nel mostra si ordina. In mostra i nomi devono essere anche ordinati alfabeticamente per cognome. Ma passi tutto in un'altra stringa per una volta. Questo è un modo. Anche buono in realtà, non ci avevo pensato. Cosa succede? L'avrei fatto in un altro modo, che ci tenevo a farvi vedere perché è carino. Però ci sta anche quello lì che stai dicendo in Gigi, è perfetto, eh? Allora, io direi che tra mostra e splitta ci sarà una nuova funzione che si chiama ordina. Ok?
Io la metto qui, ordina, prende già nomi, ok, che è la lista di elementi con la lista di dizionarietti, nome, cognome, eccetera, eccetera. Come si fa a ordinare questa cosa qua? Con uno dei comandi che abbiamo visto prima. Sì, in realtà con uno dei comandi che abbiamo visto la settimana scorsa. Vi ricordate che se io scrivo A uguale 1, 5, 7, 9, 3, 10 e scrivo A.sort, me li dà in ordine. Giusto? Questo funziona se sortiamo dei tipi base di Python. Che cosa succede se io faccio nomi.sort? Si incazza. No, non si incazza, non lo so, cioè nel senso adesso non so, non poteva soltare un D. Cioè, se non interessa i cognomi. Ordina. Allora, prendo fatto il carico che fa lo split, che fa l'ordine, che fa il mostra, ok? Cioè messo in ordine. Esatto, si incazza, no, non type, ragazzi, non type è un'altra questione, no, che non è perché restituisce un, quando uno fa il sort dentro ci sono degli oggetti, eh? O lui restituisce il NaN, perché per lui è come se non avesse beccato niente, perché ci ho provato prima anche io fosse lavoro qua, mi restituisce sempre il NaN. Si incazza, allora, un attimo, avete... scusami, se tu fai A uguale 1, 2, 3, 9, 4, eccetera. Hai dimenticato una virgola per 3, 6. Sì, grazie. No. Ok? Sì. Ecco, se io scrivo B uguale A.sort, B è comunque NaN. Sì, perché lo stai iniziando, però sarà un punto, io lo faccio. Se io faccio ciao, mamma, e poi A, B, e scrivo A.sort, non è vero, lo fa, non so come cavolo lo ordini. Ah no, sì, no, perché ho fatto un casino dentro, perché poi dentro una lista, dentro niente, no, nomi.sort lo fa, però sicuramente non sorta come, cioè, ah, non già ho capito. No, vedi, è un'altra cosa, che noi non ritorniamo niente da ordine. Esatto, infatti, allora direi facciamo un bel carica. Allora, lines è uguale carica, è giusto, è tutto il momento di splittare sta roba. Nomi uguale a splitta lines, poi nomi è uguale a ordina di nomi, quindi sovrascriviamo nomi, e come ultimo mostra nomi, che è questo in realtà, cioè non quella schifezza che avevo scritto prima. Non mi sento. Sì, beh, adesso deve fare il vettore. Cioè, togliamo tutto, mostra, ordina, scritta, sì, carica. E lo dividiamo in quattro righe. Ok. Per cui parte la linea, il legge. Non so se può, ok. Poi questo. Parte, nomi. Sappiamo che con gli altri sappiamo sono veramente no, perché non avevano problema. Manca no, ma resto. Però attenzione, perché il ritorno nomi? Perché sopra non abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto la stampa solo di noi. Appunto, poi dicevo, sappiamo che sappiamo. Sappiamo tutto sulla stessa riga, così. Un attimo, Sì, ma non sono ordinati giusti, o sì? No. No. Paola di Pina. No. Meno male che non sono ordinati giusti. No, perché... sono ordinati giusti per cognome. No. No, no. C'è Paola D'Alessio. Mille. Paola. Sì, P, R, giusto. Giusto. Per cognome sono S prima di T. E come ha fatto? È impossibile! Perché, secondo no, me è perché il primo, facendo la stampa prima, c'era cognome, numero di telefono, nome, in tutti. Quindi lui il primo valore che trovava era cognome ordinato per cognome. Mm. Non sono così convinto. Ci fai copiare un attimo? Cioè, magari è un caso, però per cognome sono ordinato. Diciamo che è andata bene. Però non mi ha fatto. È anche Pannocchia. Alla Pannocchia è scritto. Esatto, alla Pannocchia, esattamente. Ora la conoscono tutti. Però non ti ha restituito gli errori. Li ho corretti. Li avevo rimessi a posto. E no, ancora. C'era ancora. No, allora.
è impossibile che sia di norma. Non devono essere, cioè poi Python è così avanti che cicla sulle chiavi del dizionario e le sorte. Prova a sbagliare qualcosa. Beh, mi sa sbagliato. È bellissimo. No, allora testampiamo il dizionario, vediamo cosa esce. Ma il dizionario aveva cognome, esatto, telefono e nome. Quindi secondo me. No, ma guarda che non tutti, cioè, nel senso, non tutti gli indizi. Scusate, adesso vi faccio un po' chiare, Sì, sì. Volevo vedere. No, mi manca lui. Faccio una print qua. Sì, fai una print per quiz. Secondo me è definito uno, poi si insegue tutti. E infatti. Beh, definito uno si insegue tutti. Lui parla, dice prima il cognome, poi il telefono, il cognome. Va bene, allora lo ordiniamo per nome, ok? Deve scambiare. Cioè, non è che. Io voglio risparmiare, però non è significativa la cosa. Return nomi, aspetta. Sì, lasciamo l'ordine, che comunque è sbagliato questo ordine, Cioè, copiatelo, ma poi lo correggiamo. Ok. E poi l'ultima è lines, nomi, lines carica, nomi splitta, nomi ordina e manca uno. Mostra una uguale a nomi. No, senza uguale, mostra. Allora, ordinati per nome, non per cognome, abbiamo detto, Adesso, perché ho detto a voce alta, ordinato per nomi, se lo rilanciamo, sono ordinati per nomi. Ma sarebbe bellissimo, e non free a Python. I nomi sono ordinati per nomi. Gigi, Paperino, anche sono sbagliati. Siete d'accordo? Sì. Ok, meno male. Io lo volevo sbagliato. Non ci piace sbagliare. Ma io mi mancano sicuro qualcosa. No, è che comunque si ordina sempre per cognome, avranno privilegiato quella. Non fanno capire. So, guarda, dico, è la prima volta che funziona senza più aver fatto niente. Mai. No, è il dizionario che sta troppo. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa molto carina. Il comando sort. Può essere parametrizzato. È un comando che praticamente, così com'è, cerca di ordinarla bene meglio. Ok? Fin quando sono tipi base, un numero, una stringa, si comporta correttamente. Quando sono delle cose incasinate come un dizionario, sbaglia. Ed è normale. Allora, nel comando sort noi possiamo fornirgli una funzione di ordinamento che noi sappiamo essere corretta. Adesso vi faccio vedere due cose potentissime. Non terminerete la notte dopo che sapete queste cose. Allora, la prima è le funzioni innestate. Una inner function. Def. Guardate cosa faccio. Scrivo def dentro una def. Ok? E visto che è una funzione interna e la chiamo con underscore, la chiamo sort. Allora, la mia funzione di sort, per essere passata alla funzione di sort delle liste, deve prendere in input due valori, due dati, che sono i due elementi sul quale la sort di Python sta facendo il confronto in quel momento. Quindi li chiamo elemento 1 e elemento 2. Ok? La funzione deve confrontare gli elementi e restituire tre valori. Meno 1 se l'elemento 1 è maggiore dell'elemento 2, 1 se l'elemento 2 è maggiore dell'elemento 1, 0 se sono uguali. Ok? In questo caso io scriverò semplicemente return elemento 1 nome maggiore di elemento 2 nome. Non so se funziona questa roba, se provate a caso. Dopodiché, alla mia sort, gli passo sort senza parentesi e senza niente. E ho finito. Scusate, poi ve la faccio copiare, non so se funziona. No, non funziona. Allora, vuol dire che questa non copiata la perché è sbagliata. Allora, facciamo così. If elemento 1 nome maggiore di elemento 2 nome, due punti, return meno 1. If elemento 2 nome maggiore di elemento 1 nome, return 1, altrimenti return 0 perché sono uguali. Controlliamo se l'ho fatto giusto.
Perfetto, ho fatto al contrario. Mi succede sempre. Qui mettete 1 anziché meno 1 e meno 1 qui. Fatto, finito. Ok? Sempre. Allora, questa è una funzione. Due if e non else o. Perché non è necessario? Facendo return stai già uscendo, quindi non te ne fare un else, perché la condizione sotto non verrà mai verificata, perché hai fatto return da qui. Return, ok. Ok? Ah, questa è in linea, tra l'altro. È in linea, tra l'altro, sì. Che vantaggio c'è fare così anziché con persone? Che se tu avresti dovuto fare tipo risultato uguale 1, sì. Else l'altra, else risultato uguale 0, return risultato alla fine, sei d'accordo? Sì. Facendo così, il tuo interprete Python doveva comunque passarsi tutte le righe, anche se non c'erano degli else. Così, invece così si ferma subito. Basta mettere anche il tempo. Esatto, in più... soprattutto quando vedi le cose più complesse di una roba come sì, la ritorna, sì, sì, non hai delle indentazioni troppo pesanti. Vediamo se no, mi è giusto. Funziona, fratello. Questa roba è potentissima. Certo. È potente perché voi potete dare a sorte quel cavolo che volete. Non obbligate a vedere il nome sorte. Fabio, Gigi, Gino, Mario. Non obbligate a vedere sorte per il nome di definizione. No, l'ho chiamata io per caso. E l'ho fatta interna perché così si vede soltanto all'interno di ordine, ma potrebbe essere anche una funzione esterna. Le funzioni interne sono comode quando dovete fare delle operazioni ripetitive che hanno significato soltanto nell'interno della funzione in cui siete e non volete sporcare, si dice così, i nomi delle funzioni di Python mettendo queste funzioni che in realtà servono soltanto lì. Insomma. Se mettevamo cognome veniva il cognome. A parte la certo, prima di fatto che era tutto quanto. Se mettevi telefono ti saltava sul telefono. Non si possono passare parametri addizionali alla funzione che viene passata alla sort. Cioè, se volevate tipo dire con un bottone sorta su nome, piuttosto che sorta su cognome, piuttosto che sorta sul telefono, non si può fare così. Però si può fare in modo molto comodo lo stesso. Se volete lo guardiamo. Si potrebbe fare così. Da finire di stampare anche il telefono. Ah, sì. È difficilissimo. Virgola. Tel. Quanto? Dov'è l'Augusto? Il nome che noi mettiamo sotto è quello. Cioè, sotto cosa vuol dire? Dizionario, quello tra virgolette, abbiamo messo nome, cognome e tel. Sì. Deve essere, devo ricordare. Cioè che combacia con quello che poi vado a richiamare l'istruzione. Sì, perché praticamente questo L1 e questo L2 sono due degli elementi della tua lista, quindi sono due dizionarietti che avranno nome e cognome. Anche qua, se avete problemi, non sapete cosa vi passa sorte, fate col print. Prendi di L1 e prendi L2 e vedete cosa sopra succede. Compare il primo e il prossimo valore che vedete. Sì. Però potevo passare un terzo parametro alla sorte, stiamo proprio. Non si può. Si incazza una iena. No, non si incazza, gliela puoi passare perché tanto lui non lo guarda. Il problema è che però non puoi neanche passargli dei parametri alla sorte. Quindi come fai a specificargli il terzo parametro, tipo il campo su cui ordinare? Lo vediamo settimana prossima. Questa sarebbe una rubrica alla fine. Volendo, sì. Sì. Mancano ancora due o tre cose che volevo farvi vedere perché per te i problemi di tempo ci sono. Io direi la settimana prossima facciamo o andiamo avanti la rubrica o facciamo altri programmi del genere, così capite come si ragiona. Anche se in realtà vorrei fare anche la programmazione di oggetti, perché quella è dura da digerire. E boh.